Francesco Cristoforo si è rinnovato anche quest'anno il rito dei battenti durante la processione del Venerdì Santo. Sì, siamo ritornati alla normalità, si può dire. Meno male che la pandemia e i tre mesi di commissariamento che avevano tarpato le ali un po' a questa manifestazione ormai è finita e stiamo continuando nella tradizione dei battenti e della passione, insomma, della statua. Cosa spinge i battenti a flagellarsi durante questa manifestazione? È banale la risposta, non lo so, perché è qualcosa di così intimo, di così importante che non viene a nessuno di domandarlo mai, perché è una questione troppo intima. Differenza da Verbicaro, dove per esempio la preparazione è pubblica, qua entrare dove loro si vestono e quindi per fare il rito è più o meno molto discreto e molto intimo, non fanno entrare quasi nessuno, insomma. Quindi il motivo una devozione alla statua, ecco. Come si svolge la manifestazione? Come hai visto è uscita la statua da lì, dall'altra chiesa, adesso è prima di arrivare qua. Si trova nell'anticamera della chiesa madre, dove adesso ci sarà le 40 ore, la predica di passione più che altro, che ho sbagliato. E poi dalla fine rientrerà alla chiesa da dove era uscita stasera. Domani dalle 8 poi visiterà ogni casa di Nocera e si girerà a destra o a sinistra a secondo del portone come su cui si deve girare. L'organizzazione dei battenti? No, non c'entriamo. I battenti ognuno per sé. Non esiste un disciplinare per cui c'è il battente che si batte. Il percorso non è uguale per tutti. Ognuno si batte per come crede e per come vuole. Non c'è nessun diciamo, ecco, disciplinare logico. In parte si fa la via della statua. E l'unica cosa che hanno in comune è che si fermano una sola volta davanti alla statua per battersi, poi ognuno per sé. Leggiamo che rappresenta il Cristo, vedi? Che porta la croce e quindi praticamente è il segno di purificazione e di rinascita. E in genere un bambino, un parente, un figlio al quale viene legato un panno rosso, a contrasto con il nero del vestiario del battente, mentre uno è lutto, l'altro è rinascita, gioia e cose. Che poi in effetti noi sabato non abbiamo nessuna tristezza, per noi è una festa il sabato santo, l'uscire alla madre venerata, insomma. Appuntamento al 2025. Speriamo, faremo anche i 25 anni della prologo, speriamo di farla alla meglio. Ti aspettiamo, eh?